mamma è bravissimo lui, quindi se che piasi, non so, ecco, fine. No, no, vabbè. Stasera rimo in registrazione effettiva e non c'ho il vabbè, se può il cascare, e se casca, pazienza. Crispo il cascare. Crispo. Caro Pat. Ciao Gil. Ciao, trovato. Siamo grande, tornati. Sempre grande. Grande, largo. Largo. Siamo tornati alle origini. Sì, purtroppo, perché l'altra settimana è stata divertente. Spiace, però vederti con un pigiama fake di Louis Vuitton mi gasa tantissimo. Bello, la crisi, c'è crisi, c'è crossa crisi, c'è crossa crisi Milano. Sì, c'è crossa crisi Milano, dopo ne parliamo un po' meglio, però non ci siamo. E andando di palo in frasca, da una pallina più piccola, Federer siamo ai titoli di coda? Perché dici tu? Non lo so, perché non è andato benissimo, no, l'Australian. Ah, scusami. Pensavo che mi chiesto, pensavo che mi chiesto, ho capito Fener. Non Federer, eh sì, a Federer. Grale. Ho capito Federer, in che senso? No, Federer, Federer, parliamo dopo. Per me è una giornata di lutto, ti dico la verità, sono molto triste. Dico solo questo perché ho paura che siamo ai titoli di coda. Però vediamo un attimo cosa succederà. Ha detto che parteciperà a Parigi anche, e questo fa pensare che veramente sia l'ultimo anno. Anche se, a mio parere, uno così farà, spero, come Kobe Bryant, cioè dirà valzerissimo. Sì, valzer, andrà a far passarella in tutti i luoghi dove ha giocato, spero, comunque bisogna anche dire che il greco Tsitsipas sicuramente forte, un gran giocatore, saprò per chi tifare in futuro, per bene. Stefano, Gigi Tsitsipas, molto bene. Patta bomba sul Basket Day, 70%, prima giornata di ritorno. È tutto facile per Codroipo sulla Cenerentola Goriziana. Sparatoria a Don Bosco e Cordenos, con Cordenos che fa oltre 100 punti. Per il Don Bosco, anche se è sconfitta, comunque una buona partita, mi hanno detto i miei, con 31 di Carlini e soprattutto 28 di Longo, classe 2003. Nel match di domenica vincono il Borsu Romance. La tisana di Poppa, no? Lo Scadera. Sì, bomba di Giacomo Moschioni. La tisana fatica più del dovuto su DGM, tutto facile per Pordenone su Servolana, un po' crisi di risultati. Sacile che ne dà 20 a San Daniele e fa un gran squadra del momento, no? Assieme a Correnons, squadra del momento. Sì, sicuramente. E tornando invece a sabato, non so se è serio, se però ti ha raccontato. No, per fortuna non ci sono stato. Vis vincente di 9 su Dinamo, ma soprattutto mi pare che il buon Siro si sia fatto. Sì. Purtroppo alla fine, proprio un'azione che non serviva più a nulla, si è fatto male. E mi sa che speriamo di no, però non sono buone sensazioni e niente, non so neanche io cosa dire, perché io l'anno scorso, lui quest'anno. Qualcuno non ci vuole bene, diciamo, dall'alto. Beh, no, vabbè, ci sono cose peggiori. Però sicuro. Io faccio un grandissimo bocca al lupo a Siro, perché insomma, ci conosciamo da oltre 20 anni, e insomma è un valore aggiunto per tutto il basket regionale. Sì, più grosso in bocca al lupo. Sì, è una gran persona anche, tra l'altro. Fra l'altro, appunto. Sì. E niente, aspettiamo adesso il tuo ritorno, anche perché le tue gesta sono state raccontate, siamo arrivati veramente in alto, a uno dei migliori storyteller, raccontatori di storie sul panorama nazionale per tutto quello che è lo sport. Ma in questa mi è nuova questa. Arriva una chicca, regia, vai con la chicca. Siamo all'ultima azione della partita. Coach Ardessi chiama il gioco sul lato destro per Brad Hodge, perché sa che la difesa si muoverà verso di lui, è il miglior marcatore del campionato. Ma chiede al suo playmaker di giocare la palla sull'altro lato, dove ci sarà Patrick ad aspettarlo. Sì, perché sarà lui a prendere l'ultimo tiro. Ma ci fu ancora una cosa che Coach Ardessi disse a Patrick prima dell'uscita del timeout. Knocked it in, Patrick. Mettila dentro, Pat. Eseguito. Eccoci qua. Beh? Beh, UFO. Cosa vuoi che ti dica? UFO.
Grazie Federico, sei stato non proprio un idolo, però per me il miglior telecronista di basket che ho conosciuto. E grazie mille, tanto sono fiero, devo dire la verità, ne vado fiero e insomma sono contento. Tante grande grazie, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Siamo arrivati in alto, siamo arrivati in alto. Molto in alto, sì. Sì, adesso ritorniamo un po' con i piedi per terra a parlare di Serie D nel girone Sabusai, torna a vincere Alma B dopo tanto tempo e danni dell'Inter Club. Colpisce ancora Demiani System, ormai sì, se ne parlerà, si farà un clinic, penso. Beh, avevo già detto che si farà un clinic, mi sembra sei punti pausa. Sì. Andando avanti nel panorama della Serie D, sempre nel girone USAI, vincono il Santos e il Bifortini nei rispettivi derby contro Cus e Contovel. Break tutto facile sulla PM di Luca Zucco, però anche qui veramente weekend negativo dal punto di vista degli infortuni. Andrea Cigliani si è rotto il tendine d'Achille, facciamogli un grande in bocca al lupo, certo, anche lui. Ma veramente una roba abbastanza fastidiosa, stagione incredibile, cioè, due infortuni così. Dreas anche alla prima giornata, mi sembra anche lui. Dreas anche lui tiene l'Achille, e anche Alberto Piani in ginocchio. Sì. Veramente incredibile. Ma non lo so, ma magari poi analizzeremo un po' meglio questa cosa qui, sì, in altri contesti. Insomma, vedremo. Sì. Vedemo. Tutto facile per Cormos nel posticipo a grado. E nel girone Castellani vincono Porto Gruaro e San Vitto, c'è Tarcento in casa contro un'ottima gonarsa di coach di Leo. E nel big match alla meglio il Basket Time su Cusignacco dopo un tempo supplementare 8-8-8-5 ed è in testa con Casarsa che ha vinto facile su Fagagna, quindi direi Serie D sempre scoppiettante. Sì. Sì, si procede con fiavele, insomma, si sta andando in discesa, no? direi di sì. Fatto il giro di boa anche nel secondo campionato regionale. Sul femminile, Deisser solo dolcezza, sesta vittoria di fila, grande anche a Vicenza, bravissima. Quindi direi tutto positivo quel che riguarda il massimo basket femminile regionale. In Serie B vince il Sistema Roso Pordenone, perde Cusignacco, ci sono sconfitte per la SGT, l'Interclub Futurosa, trova un'importante vittoria a Loma. E in questo momento Sistema Roso Pordenone terza, zona playoff per Interclub Futurosa, e chiude una classifica Oma che però con questa vittoria sono un po' staccate dal fondo. Sì. Sì, e sono in fondo con difficoltà grosse, secondo me, Cusignacco, soprattutto SGT, vero fanalino di coda. Sul giovanile, nell'Under 18 eccellenza, tutto facile per Alma contro l'Uncino Mestre, più che doppiati. Trasferta da dimenticare per FPP a Mestre, ne ha presi 60 praticamente. Tanti, no? Sì, ne ha presi parecchi. In Under 16 stamattina vincono e convincono i salesiani su San Daniele. Grande il coach, bravo il coach. No, il coach non è assolutamente bravo, sono bravi i ragazzi che vanno in campo. Mamma mia. Aspettando i recuperi di Alma con San Daniele, che giocheranno martedì. Questa è la prossima che viene, l'ultima giornata, aspettando poi quella che è la fase d'orologio, insomma. Quindi un Under 16 che sta già dettando un po' quelle che sono le gerarchie, ma soprattutto già quello che saranno le squadre che passano alla seconda fase. Sì. Se non sbaglio, già matematicamente le prime tre sono passate alla seconda fase. Per quel che riguarda le Majors, C-Gold, altra vittoria importante di UBC, in chiave sì. Salvezza, vince Ariese, bene, facile. Sono contento. Facile. Aveva bisogno, sì, certo, di mettere un po' di fine in cascina, e questi sono punti pesanti. Torna a vincere lo Iadran, lo fa in trasferta con Egliano, bene, lo sta facendo un ottimo campionato. Momento no, corno di Rosazio. No, corno un momento no, male. Sì. Terza di fila persa a Murano, che sicuramente è un campo, sì, una difficile. Si è tirata su, però abbiamo visto anche nel derby, sono un pochettino in fase calante, negativa, diciamo, sì, sì, di gioco. Li abbiamo visti, hanno subito tanto, ecco. Sì, vabbè, sì. Hanno già un buon bottino di punti in classifica, però magari, sai, per quello che hanno fatto all'inizio, a un certo punto forse speravano un po' di più. Comunque, dai, vediamo. Staremo a vedere, insomma, la flessione c'è, ma secondo me insomma, si riprenderanno. Sì. Nel big match la Pontoni sta quasi stufando, ancora vincente, sì, e questa volta
Colli bene, sempre MVP, però è tornato, insomma, dopo la sagra del maiale e delle bombe, questa esatto, volta otto canestri da due. Ognuno al suo posto, ognuno al suo posto. Calcic quasi tripla doppia, quindi sì, insomma, veramente Oderzo ha fatto fatica, in crisi secondo me Oderzo, adesso possiamo dirlo. Oderzo per i nomi che ha, abbiamo già detto, per i nomi che ha non può avere quel numero così alto di sconfitte, quindi sì, sono in crisi, mettiamola così. E però abbiamo trovato la vera antagonista di Leicester, perché adesso Morfai Conte sicuramente può nascondersi. No. Bella squadra, abbiamo già detto. Beh, speriamo, insomma. Speriamo, perché insomma... Speriamo. Serie A2, Udine, male. Brutto tonfo a Mantova. È fuori casa, non è squadra. Quindi manca continuità. Un po' di polemica post partita, vediamo un po' cosa sì, hanno chiamato una riunione per domani. Dovrebbe esserci una riunione domani, c'è una riunione domani anche per l'Alma, perché la quarta sconfitta di fila, ha perso contro la Virtus. Panther ha fatto un altro partitone, quando vede Dalmasson si accende. Chi? Ha fatto Panther, sì. Black la Pantera. Black Beh, Panther, quello sì, del film, forse. Esatto. Okay. E quindi insomma regionali che sono un po' regionali dei massimi campionati che sono affanno in questo frangente. Non è in affanno andando all'Eurolega il Maccabi, che con la cura Sferopoli risorto se annichilisce il Barcellona di Pesic. Ho visto la partita, li hanno proprio massacrati sotto tutti i punti. Beh, Pesic invece che sparare, si può dire, cazzate ai giornali dicendo l'NBA non è basket, che pensa Renaro, ecco. Tac, ecco. Eh sì. Buona Pesic, quindi. Buona. Tutto facile per il Fener. Cade il Reale a Budućnost, i tuoi amici di Budućnost. Molto bene. Quindi buona repesa, vera. Buona Gelsomino, è la seconda vittoria di fila. Beh, non male. No. Salutiamo l'avvocato, fra l'altro, grande ammiratore di Repesa. Sì, di Teodosic anche. Sì. Soprattutto. Sì. Vince ma non convince il Cesca, e Baskonia di rincorsa per sognare le Final Four che si giocheranno proprio a Vittoria. Uh-huh. E vince anche contro Milano, ma direi che ormai Milano è diventato... Milano, sì, territorio di conquista, secondo me Milano, ragazzi, non lo faranno, però deve cambiare, perché insomma, parliamoci chiaro. Via, tu sai che ha perso a Brindisi, no? Sì, so che ha perso a Brindisi, va ben tutto, so. So. Ma via... Vedemo. Senti, NBA, io come vedi sto il Barba, però prima del Barba diciamo che il campionato è finito, è rientrato DeMarcus Cousins e Golden State è ritornato a giocare come sa giocare. Il Barba devastante, sta facendo record su record a 43 punti di media nelle ultime 15 partite, cose pazzesche, 53 le ultime 3, quindi per quel rincorso dell'MVP penso che abbia fatto un passo avanti. Si parla poco, ma c'è anche Curry che sta facendo una stagione devastante, è stato fuori un po' di partite, ma sta facendo anche lui record, 3 partite di fila con 8 bombe o un minimo così. Espulsione di Luka Doncic grottesca, ha tirato un calcio alla palla, ma perché ha detto non so giocare a calcio, voleva tipo stopparla, fare una cosa, ma nell'NBA non si può tirare il calcio alla palla, espulso. Nanutismo un po' per Doncic, e questo va bene così. E comunque, però Golden State ingiocabile, sono d'accordo. Adesso vediamo, fra un po' c'è lo Star Game, la pausa, vediamo se succede qualcosa, ma credo veramente che quest'anno il campionato NBA sarà noioso. Non vedo squadre che veramente possono dar fastidio, a meno che non ci sia qualche infortunio, che però non sarebbe bello, ecco, vincere così. No, però allora il completo con quei quattro bolini diventa veramente difficilotta. Non c'è storia. Bene, Pat, l'angolo del betting l'abbiamo messo un attimino. Sì, no, ho già detto. Fino a fine febbraio, no betting. Perfetto. Niente, direi che insomma siamo andati rapidi e bene lisci. Su tutto. Sì, lisci. Sì. Ci sentiamo prossima settimana. Se vedemo anche. Se vedemo. Sì, se vedemo. Saluto a tutti, ragazzi. Ciao, seguiteci, ragazzi. Seguiteci. Ciao. Bon, dai. L'unica roba che mi veniva da ridere è che sto preso con 30 secondi di impaccio quando te gadi l'Elena Dorde, una squadra di Serie D, che te gadi Leo, e mi sono detto, Lea di Leo. Solo che mi seccava, perché magari se non so.
Però era venuto, mi sta venendo la ridariola interna. Bon, vabbè.